Abbiamo detto dall'inizio dell'anno che la Visma Lisa Bike era la squadra più forte per le classiche. Ebbene, Milano-Sanremo e GP di Arelbeck, vittoria di Jasper Philipsen e di Mattia Van der Poel. Quindi, la risposta dell'Alpecin-De Koninck che cala gli assi, cala i giocatori forti, i corridori forti e anche con un po' di sfortuna per Wout van Aert, sta di fatto che Van der Poel ha messo il primo sigillo della stagione. Ora parliamo e ci prepariamo anche a vivere la Gambevegem di domenica. Sigla e poi si va. Ed eccoci qua, amici appassionati di Ventaglio Cycling Podcast, qui in compagnia di Riccardo Zucchi per parlare di grande ciclismo. Ciao Riccardo. Ciao Luca, un saluto. Stavi dicendo ciao Gianluca? Sì, forza La dell'abitudine. forza dell'abitudine oggi Gianluca non è fuori per lavoro, diciamo che siamo una settimana un po' complicata, No, nel no, mi sa è senso. fuori per lavoro. Ho detto. E non è fuori per No, è lavoro. fuori, no, il nonno non l'ho detto. E diciamo, arriviamo qui Ok. a questa puntata dopo una settimana molto complessa. Purtroppo abbiamo bucato la presentazione di Arelbeck, ma eravamo, diciamo, oberati, diciamo così, di impegni. Quindi sfruttiamo questo sabato mattina per tornare a parlare di grande ciclismo e per commentare quello che abbiamo visto. Più o meno ieri, no scherzo, quello che abbiamo visto ieri, quello che stiamo vedendo alla Vuelta a Catalogna è quello che ci aspetta domani, perché domani, domenica 24 marzo, andrà in scena la Gambevegem, che sarà poi al netto della Tour Zurvlaanderen l'antipasso per il Giro delle Fiandre, del quale vi promettiamo parleremo approfonditamente già la settimana prossima. E vittoria di Mattia Van der Poel. Vittoria solitaria di Mattia Van der Poel, secondo posto per Jasper Stuyven, terzo posto per Wout Van Aert. Sfortunato perché proprio nella fase calda, quindi proprio all'imbocco del Paderberg, è caduto. Sta di fatto che Van der Poel lancia un segnale chiaro in vista del Fiandre che vuole tornare a vincere. Sì, pochi dubbi che volesse tornare a vincere, ha dominato la corsa perché, diciamolo, ha letteralmente dominato la corsa. Ti aggiungo, perché non credo ne parleremo, ma si va ad aggiungere alla vittoria di Philipsen anche nella giornata di mercoledì a Le Pan, Eh no, ma quella non ne parlo perché che... mi sono scordato la formazione al fantacycling. Ah, ok, però è sempre una corsa World No, Tour, nel scherzavo, senso scherzavo, del scherzavo. pavé. Diciamo che è una settimana rotonda per la Alpecin con queste tre vittorie e manda un chiaro segnale. Poi io non concordo parzialmente su crolla la squadra Visma Lisa Bike, poi ne parleremo perché c'è anche un corridore da affrontare, però è chiaro che l'Alpecin cala gli assi pesanti. Sì, no, diciamo che era un po' iperbolica la mia affermazione Sì. sulla Visma, perché comunque stanno avendo dei problemi, perché Laporte, che comunque doveva essere uno dei corridori principali, o al fianco di Van Aert, o comunque come protagonista per le classiche, non corre. Dalla Sanremo, in cui si è ritirato, è stato male fisicamente, non si sta più vedendo, evidentemente le condizioni erano più gravi, sempre non gravi preoccupanti, però gravi del previsto, e Van Aert purtroppo deve fare i conti con la sconfitta, per quanto, con la sfortuna, scusate, per quanto io, per un discorso di cabala, preferirei sempre non vincere Arelbeck, e se non ricordo male, l'ultimo a riuscire nell'impresa Arelbeck e Fiandre fu Casper Asgreen nel 2021, però mi darei le cartucce per il Fiandre, non so. Sì, diciamo che credo che se è la seconda volta che facciamo questo discorso su Van Aert, chi non vince qua poi, Eh no, l'anno no, chi scorso però ha vince vinto qua poi non Arelbeck. vince. Infatti non ha vinto il Fiandre poi. Appunto. No, diciamo che secondo me avrebbe voluto vincere o comunque potersela giocare alla pari. Purtroppo l'assenza di Laporte per me è un'assenza molto importante per uno Jorgensen che si conferma invece a buoni livelli perché ieri ha fatto quarto. Quinto. Laporte che salterà anche la Gent Wevelgem perché lui era in startlist sia alle 3 che alla Gent Wevelgem e non ci sarà neanche domani, dove domani invece non ci sarà neanche Van Aert. È un po' comica questa situazione che tre protagonisti sul momento delle pietre, ossia Philipsen, Van der Poel e Van Aert non si incroceranno per ora, perché comunque uno dei tre è sempre fuori. Peccato, di una stagione ci priva comunque di Pogacar sulle pietre e anche di Filippo Ganna, passatemi l'italianismo, ma ce lo priva, e in una
Pietre che è in attesa di altri protagonisti, perché anche ieri Pedersen brillante ma non troppo, perché comunque fa top 15, 4 Lidl Trek nella top 15, ma Pedersen non è il migliore perché è stato Stuyven con un secondo posto. Kung ieri mi pare non abbia brillato, non so neanche se c'era, no, c'era, ma Ma non ha non si è fatto niente di visto. che. Si cercano protagonisti, ecco. Beh, allora, è chiaro che quando parli di Mathieu van der Poel, parli di Wout van Aert, il resto è un po' indietro, anche proprio come livello. Però, sì, diciamo che è stato impietoso un po' il dominio del campione del mondo, che se ha la gamba è veramente un corridore difficile da battere. E penso, continuo a pensare che E comunque un po' inizio a pensare che la Sanremo gli avesse un po' promessa anche a Philipsen, nel senso che magari condizioni diverse sarebbe comportato diversamente, e ci sta tutto, anche perché appunto è anche importante tenere un po' gli equilibri in squadra, come immagino che alla Gand in qualche modo lui proverà nuovamente a dare una mano a Philipsen per la vittoria. E c'è uno Stuyven in grande condizione, devo dire, in questa fase di stagione, già bene alla Sanremo in cui era ottavo, ma ha fatto un gran lavoro per Mats Pedersen. Il paradosso è che tra i due, in casa Lidl Trek, quello che sta meglio sembra essere proprio Stuyven. Sì, è questo. Stuyven e Skuic, iniziate ad aggiungere, perché comunque anche ieri si è piazzato bene, ieri anche Kirsch, se non sbaglio, si è piazzato bene. E Stuyven quello che sembra più brillante, però tocca vedere, perché comunque gli ultimi anni Pedersen ti ha dato più garanzie, quindi sapranno loro internamente. E no, perché a un certo punto potresti pure decidere che Pedersen lo sacrifichi per Stuyven, anche se poi sono squadre No, che no, no, non no, no. hanno questa ambizione. Anche No, perché è quello il discorso. Ti dico, Pedersen ti dà delle garanzie che a un certo punto continuerai a sacrificare Stuyven essere la seconda punta, tra virgolette. io già mi aspetto bene Pedersen domani alla Gamvevegem, così sfruttiamo anche l'occasione, diciamo, oggi facciamo per chiarirvi, facciamo un commento e preview, diciamo, facciamo una cosa, uniamo l'utile al dilettevole, però Pedersen sicuramente è un corridore che può far bene domenica alla Gamvevegem e magari puntellare la condizione proprio per la settimana santa, quindi per la settimana di Fiandre e Roubaix, che sarà un po' l'apice anche della sua stagione, almeno della prima parte di stagione, quindi non lo darei per finito. Si è visto, No, diciamo no. che poi a volte ti perdi anche un po' in queste corse molto combattute, quando poi parte una fuga ti perdi un po' di nomi, ti perdi un po' di corridori, però ripeto, è ancora lunga. Tante volte abbiamo visto i risultati delle E3 ribaltarsi una settimana dopo il Fiandre, quindi Sì. ben presto, è No, no. troppo presto per dare giudizi, però io direi che spenderei una parolina buona per l'Italia, perché questa volta è stato Vincenzo Albanese che è alle prime esperienze in queste corse. Forse aveva fatto qualcosa i primi anni in Bardiani, forse, perché comunque andavano magari sulle pietre, però è sorprendente perché Lui il primo anno da casa professionista ha fatto Artea. l'Amstel. Ah, è vero, perché loro facevano. No, Vai forse tu, no, no, continua a perché. parlare, io spizzo protagonista. Sì, no, quello che volevo dire è che in casa Archea c'erano ambizioni per un italiano, perché Mozzato aveva fatto bene comunque alle PAN, quindi si poteva pensare che potesse fare qualcosina Mozzato. Invece a sorpresa è stato Vincenzo Albanese che lancia un segnale importante. Forse lui è più adatto a una corsa come Fiandre o come vedevamo Amstel, quindi ottimo risultato per lanciarsi in questo nuovo palcoscenico, un'Italia che però dall'altra parte piange la caduta di Bettiol, perché ieri è caduto, ha provato a ripartire. Dopo un po' si è dovuto fermare e inizialmente non sembrava nulla di preoccupante, siamo in attesa di capire quella che è la sua condizione, cioè no, la sua condizione fino a ieri era buona, ma se ha riportato qualche conseguenza, perché il Bettiol che avevamo visto soprattutto a Sanremo dava molta fiducia per queste classiche del pavé, purtroppo io avevo detto non lo porto, gli altri due membri di ventaglio l'hanno portato e queste sono le conseguenze di ciò. Perdiamo Bettiol per strada, speriamo che non sia nulla di che e lo possiamo rivedere poi protagonista in vista del Fiandre. Posso dire una cosa senza che nessuno si offende?
Vai. Che palle, cioè io vorrei vedere una volta Bettiolo fare una primavera senza intoppi, cioè perché, cioè vi rendete conto, io la cosa che mi turba è che poi sembra, cioè rischiamo di avere di vivere un what if, cioè nel senso che io ad un certo punto in cui dice pensa se Bettiolo, pensa se, cioè peccato, veramente mi dispiace molto, mi dispiace moltissimo per lui perché lo attendevo protagonista e speriamo veramente che non sia nulla di grave, speriamo che in qualche modo possa ritrovare in questi giorni la condizione giusta. E bene, dall'altra parte Albanese, che era veramente all'esordio, forse una delle prime corse in Belgio sulle pietre che faceva in carriera, dimostra di saperci fare e secondo me a questo punto può ambire a un piazzamento e bene per lui che stia finito in Archea, che secondo me è una squadra che lavora bene sotto questo aspetto, quindi con Mozzato forma una coppia molto interessante e che dire? Tra l'altro, ieri a un certo punto abbiamo anche avuto qualche segnale di vita da parte di Bini Girmay, poi un po' crollato nel finale, però è la seconda volta che Io ho perso le Girmay. speranze. No, però, cioè, nel senso, se lo scorso anno era proprio impalpabile, quest'anno mi dà l'impressione di volerci provare e a un certo punto si spegne. Chissà se magari alla Gand rivedremo il Girmay di 2 anni fa. Io, ripeto, fossi lui mi aprirei una bottiglia in faccia e vedo quello che succede. Comunque, guarda, Albanese nel 2017, quindi al suo primo anno fra i professionisti, corse Le Pan, quando ancora era una corsa di 4 giorni. Che c'era la crono, facevano Da due tre tappe lo giorni di stesso La giorno, se Panne. non sbaglio. Esatto. E c'era anche del pavé, però ovviamente era una corsa molto diversa, non fu protagonista. Chi invece può inserirsi tra i protagonisti per me è Tim Wellens, perché ha l'anno buono, perché non c'è Pogačar al via di queste corse, ed è un corridore che in Belgio va sempre bene. Quindi ieri si è piazzato. E attenzione perché Vellens può essere il terzo incomodo. Bellens sì, che ha la possibilità di correre libero, tra l'altro anche ieri anche Nils Polit per la UAE ha fatto abbastanza bene, sono due corridori forti, quindi vedremo Ma un po' tanto quello Polit non che... sa vincere. Anche quello è vero, quindi vedremo un po'. Comunque, direi Guarda, no, io che... volevo fare però solo un commento veloce su... Allora, io ho detto anche lunedì. Van der Poel mi sembrava un po' con le gambe pesantine, era la prima corsa al rientro, quindi aspetterei anche a dare giudizi su Van Aert, perché ieri ok che è caduto, però veniva da tanti giorni di ritiro in altura, quindi aspettiamolo, Van Aert, non diamolo già per eterno piazzato, Van Aert, solito Van Aert, ecco. Tutto quello che succede prima del Fiandre non conta nulla nel momento in cui inizia il Fiandre. Questa è la mia valutazione, almeno per Ma quanto io riguarda per i fare una top rider. valutazione per Van Aert aspetterei fine Roubaix. Puoi pure fallire Fiandre, ma se poi settimana dopo vinci. No, ma Quindi io. io sono tranquillo su Vane, devo dire, non voglio lanciarmi nelle lucubrazioni strane perché ho grande fiducia nel corridore e niente, diciamo che domani appunto ci sarà la Gambevegem che è una corsa più facile, diciamo così, rispetto a livello di percorso, rispetto ad Arelbeck, si affronta 2 volte il duro muro del Kemmelberg, ma l'ultima volta viene affrontato a circa 50-55 km all'arrivo, quindi ci sarà spazio eventualmente per... No, scusate, ho detto una cavolata, l'ultima volta viene affrontato a 200, al chilometro 217, quindi ci troviamo a circa 35 km dalla conclusione, e sarà una corsa comunque impegnativa, comunque movimentata, e che sicuramente regalerà emozioni, perché ormai le Gambevegem da volata a ranghi compatti le vediamo sempre più raramente, quindi... Anche per i velocisti in gruppo, pensa a Tim Merrier che dovrebbe partecipare, pensa a Jasper Philipsen che però è un velocista non solo, penso anche a Lovkovic che comunque è chiamato a un test importante, Arnaud Démare, eccetera, eccetera, se la dovranno Jordi Meus che sono alcuni dei corridori che vedo in start list appunto a livello di uomini veloci, Sam Bennett, se la dovranno guadagnare. Io se dovessi spendere qualche fish così, c'è anche Gaviria ci sarà. E farei molta attenzione a Mats Pedersen, che tra l'altro condividerà il grado di capitano con Jonathan Milan, che secondo me invece deve dare delle risposte dopo una Sanremo un po' nì, ma ci poteva stare assolutamente. Occhio al francese Laurens Pitti, ragazzo molto 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 interessante, e sta provando a dare qualche segnale anche Fred Wright, naturalmente sono nomi che vanno poi dietro ai grandi favoriti che saranno sempre Van der Poel e Philipsen.
Sì, io te ne aggiungo due che sono chiamati un po' a riscatto dopo di ieri. Poi riscatto uno soprattutto è relativo. Uno è Michael Matthews, che però lui ha sempre brillato più nella parte finale, già dal Fiandre, la E3 lui non aveva mai fatto grandi risultati, e l'altro è Arnaud Delì, invece, da cui mi aspettavo qualcosa ieri. Però ricordiamo che lui non ha avuto un percorso di avvicinamento, doveva fare la Sanremo, non l'ha fatta per problemi e fisici, ha corso qualcosina in Belgio. E la settimana prima della Sanremo, quindi. Però ieri non è stato protagonista fin dalle fasi iniziali né lui né Matthews. Sai com'è? Di solito alcuni corridori scelgono anche, magari corrono Hardback per fare la gamba in vista della GAND, oppure se si rendono conto che non hanno la condizione per tenere il ritmo dei migliori, tirano un po' il freno a mano appunto per arrivare magari domenica più brillanti, perché comunque sono molto ravvicinate, non dico che sono due gare a tappe, però il tempo di recupero è ridotto. Questo potrebbe essere un'interpretazione. Per quanto riguarda però Arnaud Delì, l'avevo detto l'altra volta, secondo me quest'anno farà una stagione di merda. No, cioè, per me però il discorso tuo può aver senso, ma non con Arnaud Delì, perché inizia ad essere anche lui un what if, secondo me, perché non fai grande giro. Lo so, Luca, però sul pavé arriva, fa qualcosina, ma ogni tanto deve iniziare un po' a mostrare il talento Allora, con vediamo quello che continuità. farà. Perché comunque è un calendario ancora molto ricco. Ricordiamoci che è un classe 2002 e che comunque ha già vinto, che quest'anno ha avuto dei problemi fisici e che comunque, cioè, di vittorie importanti ce l'ha. Quest'anno comunque dovrebbe fare il Tour de France, quindi non proprio una corsetta. Magari se stecca le classiche, proprio a rifarsi appunto alla Grand Boucle. Però non lo so, siamo ancora, cioè, problemi di. Io parlo di Bettiol What If perché Bettiol è un po' più grandicello, è 96, quindi No, 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 comunque no, no, è chiaro. E sono un passa il what if tempo. diverso, eh. Sono due what if diversi. Per me quello di Delì si può avvicinare più al what if che noi facciamo su Evenepoel, che non si testa su determinate corse. Ma lui Delì. si testa quest'anno, però arriva su. Potrebbe avere problemi di condizioni dettati appunto No, no. da questo Ma problema che ha infatti. avuto alla Nizza, però comunque stiamo al secondo an terzo anno da professionista. Hai già vinto tante No, 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 corse, quello hai sì. vinto comunque il Grand Prix de Quebec, che non sarà il Giro delle Fiandre, però comunque è una corsa importante, quindi non lo so. No, ma a me era più il discorso, era non è uno che può scegliersi ad oggi vado forte qua, vado forte e magari vado un po' meno forte là, che è un discorso che può fare un Matthews per età, esperienza e caratteristiche. Un Delì, secondo me, deve in questo momento provarci sempre. Sì, però dicevo, magari una volta che ti rendi conto che ti stacchi, non stai lì a sbatterti e ammazzarti per arrivare 25esimo, magari se resti in gruppo, vai a regolare e poi provi a far meglio alla GAND. Quindi per quello dico. Cioè, non è che dici uno si stacca apposta, però Sì, magari una volta no. che sei rimasto indietro, poi gestisci. Sì. Detto ciò, dall'altra parte Spagna c'è un dominio di un corridore, Che si sta nettamente più gestendo. forte degli altri. Sì, no, sta anche scherzando col gruppo, perché la scena che lui, per un'incomprensione in gruppo su chi tirava, da una trenata con Novak staccano tutti e poi per fare uno scherzo al resto del gruppo, quando fa la pausa fisiologica, si nascondono dietro un cespuglio. Lui Novak dimostra uno che vive tutto con una leggerezza estrema, però sta umiliando gli altri, diciamo. Vabbè, c'è chi non sta proprio partecipando, tipo pensiamo a Simon Yates, che non è Chissà in chi fa Simon corsa Yates, non ho da capito che dall'inizio, problemi non abbia, non l'ho so. visto, cioè, mi l'ho rimosso O onestamente, però. Ma io ragazzi, credo di aver rimosso Pogačar. Simon Yates dalla mia vita. Beh, a te, io l'avevo preso dal fantacycling. Pogačar, ragazzi, Anche io purtroppo. alla Volta a Catalogna sta facendo una dimostrazione di forza clamorosa, nel senso che comunque vince, stravince e posso dire una cosa che forse ti ha detto anche una cosa. Passami questa frase, Cosa? che al netto di problematiche di natura imprevedibile, dopo una settimana il Giro d'Italia è finito, almeno per la vittoria finale. Sì, Sono l'unica troppo. speranza è che. No, 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 ma io concordo in pieno. L'unica speranza è che un belga provi a fare classifica. Ma tu stai ancora. L'unica speranza. Ma non stai parlando di Uite Brooks? No.
Ah, ok. del compagno di squadra di No, 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 Vlahovic. quello vorrebbe essere cioè, quello vorrebbe essere un tema di Poi è interesse. l'unica speranza, se Però veramente no, qua lottiamo per il secondo o Pogačar terzo potrebbe posto. fare un giro d'Italia, poi oddio, forse non lo direi perché poi magari porto pure sfiga, però ormai l'ho detto, e un giro d'Italia sul livello di Contador nel 2011. In cui, diciamo che se Contador avesse voluto, avrebbe vinto tutte le tappe di alta montagna staccando di 4 minuti gli avversari. Sì, e ti aggiungo, secondo me Pogačar non vince solo in alta montagna, in quel caso, rispetto a Contador. Eh sì, ho rivisto recentemente il percorso, direi che Pogačar no, beh. Andiamoci a calcolare chi c'è il record di vittorie di tappe in un Giro d'Italia, magari può Petacchi, essere. 9 vittorie Petacchi nel 2004. Mi sa che dovremo, 20 anni dopo, dovremo aggiornare un po' i numeri. Sarebbe fighissimo, vedremo un po'. E ci vorremmo divertire, sicuramente ci farà divertire un corridore talmente boh, incredibile. Ora, che ci fa divertire, poi magari ne parleremo più approfonditamente quando finirà la Volta a Catalogna, perché ci sono due tappe, oggi e domani, in cui la tappa potrebbe ancora vincere, quindi aggiorneremo il bottino al termine di tutto questo. Detto questo, ragazzi, allora, gambe e gambe domani, noi torneremo settimana prossima a parlare di ciclismo, proveremo a essere più presenti appunto nell'avvicinamento. No, sto dicendo una cosa blasfema, non la dico, però comunque alla domenica più importante dell'anno per molti appassionati di ciclismo, ovvero quella del Giro delle Fiandre, che coincide poi tra l'altro con la Pasqua, però qui parliamo di due ruote e niente, dai, vi do appuntamento ai prossimi contenuti. Vedo che sullo sfondo si sta alzando il mio cane che si è svegliato, evidentemente ha detto, dopo che mi sta sentendo parlare da un po', ha detto basta, ti prego, state zitto. E che dire, Eccolo. Riccardo, volevi dire qualcosa? Volevi lanciare un hashtag? No, non mi vengono in mente in realtà. Io ce l'ho. Where is Vai. Simon Yates? In inglese perché almeno magari capisce. Oppure, anzi, no, facciamo proprio un appello. Simon Yates, se ci sei, batti un colpo. Salutici qualcosa, mandaci un messaggino, facci stare tranquillo. Vabbè, lanciate un appello a Simon Yates nei commenti se arrivate fino alla fine della puntata. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete like, commentate, eccetera, eccetera, eccetera. Quando arriveremo a 800 iscritti, vi sveleremo altri clamorosi retroscena della redazione di Ventaglio Podcast. Un saluto a tutti, buon Sì. sabato e buona domenica. Ciao a tutti, un saluto.